quando questo canale abbiamo affrontato sfide con animali molto pericolosi. Ma qui in Africa la situazione è molto diversa. Infatti qui ci sono animali assurdi e molto pericolosi. Quindi perché oggi non mettere a rischio la nostra vita? Siamo andati in una fattoria di serpenti, coccodrilli e altri animali molto pericolosi per affrontare le paure che ogni essere umano ha. Uè, oh cazzo! Raga! No, raga! Raga, è fuori di testa! Attacca! 4 metri di serpente! 4 metri, raga! No, ragazzi, mi stava per attaccare! Mi stava per attaccare! Ma stiamo scherzando! Andrea, sai perché oggi ti ho portato qua? Non lo so. Dimmi una bellissima cosa, ma per caso te hai paura dei serpenti? No. Dopo l'ultimo video non ho paura, ma. Ah, dopo l'ultimo video non hai paura, sei sicuro? Sono sicuro. Ok. Fate uscire la bestia! No. Come no? Ho paura, forse. No, Andrea. No, adesso lo fai, ti presento lei. Questo è il pitone reale lungo 4 metri. Se riuscirai a metterlo sul collo, questi 200 euro saranno tuoi. No, Salvatore, no. Andrea, ormai hai accettato. Ballo per i 200 euro. Procediamo. Ragazzi, possiamo procedere col mettere la bestiaccia. Vai, Andrea. Ci dovrai resistere 60 secondi a partire da ora. Non vi ho detto una cosa. Questo qua è il pitone reale e come sue capacità può strozzare in un secondo il tuo collo. Quindi stai attento, ok? Attenzione, ragazzi. Deve metterlo di più. Se no non vale. Mamma mia. Oh, è pazzo questo. Sì, lo sta facendo. Attenzione. Malato. Ragazzi, il signore lo tiene dalla bocca perché... potrebbe attaccare. Dal vivo è veramente spaventoso. Da qua ci sono bambini che guardano. Andrea, mancano 30 secondi. Calmo. Lo sta strozzando. Calmo. Andrea, devi star calmo. Stai calmo. Non tenerlo. Devi star calmo. Rilassati. Perché se vede che tu sei incazzato, ti strizza in un secondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Possiamo toglierlo, Andrea. Complimenti, ce l'hai fatta, bro. Regà, è tutto spaventato. Oh mio Dio, il cuore gli batte a mille, bro. Parla. Salvato, mi sto cagando addosso. Lo so. Andrea, ce l'hai fatta e quindi questi 200 euro sono tutti tuoi. Grazie, Salvatore. Non ti preoccupare. Possiamo procedere con la prossima sfida, let's go! La seconda sfida era ancora più pazza della prima. Non si trattava di un pitone reale che era abbastanza pacifico, ma di un vero e proprio mostro di animale, il coccodrillo. Questa prova non poteva essere chiunque a farla, serviva un esperto in materia. Vidal, sei pronto a quello che ti aspetta? Pronto. Pronto sicuro? Sì. Ok. Questo signore che state vedendo qua sta per entrare in una gabbia con un coccodrillo. Il coccodrillo in questione è questo qua e si chiama John. Ragazzi, non ha amici, non ha niente. In questo momento lo sta cercando di calmare e si sta mettendo in posizione. Per la follia pazza che quest'uomo sta facendo è necessario ricompensarlo nel modo giusto. Vidal, questa è la mia carta di credito con 1000 euro all'interno. Se riuscirai a farcela, sarà tua. Il signore in questione, Vidal, dovrà restare all'interno della gabbia per 10 secondi esatti. Se ce la farà, questa carta sarà sua. E il gioco abbia inizio. Are you ready? Ok, in 3, 2, 1, vai! Attenzione ragazzi, sta entrando nell'area del coccodrillo. Inizia il timer da ora. 10, 9, ok. Attenzione ragazzi, il coccodrillo per fortuna è sfamato, quindi in teoria non dovrebbe attaccarlo. Ci siamo quasi. Mancano 3, 2, 1, let's go! Il coccodrillo non si è avvicinato, vieni qua, che grande Vidal! Vidal, questa è tua, 1000 euro che puoi spendere come vuoi, let's go! Raga, ci rendiamo conto di quanto coraggio ha avuto quest'uomo? Io non l'avrei fatto neanche per 1 milione di euro. Preso dall'adrenalina, gli ho regalato altri soldi per complimentarmi.
stato così tanto bravo che gliene dobbiamo dare altri 1000 scillini per te, Vidal. Grazie, sei stato veramente un grande. Tra l'altro abbiamo fatto un bellissimo gesto di beneficenza, perché Vidal, quel signore là, vive in queste capanne, quindi sono contentissimo. Chissà cosa farà con questi 1000 passa euro, sono proprio curioso. Vi terrò aggiornati su Instagram, mi raccomando. Ma fermi un secondo, pensate che un coccodrillo sia come un animale domestico? Proviamo adesso a dargli un po' di carne e vediamo come reagisce. Porca di quella puttana. No, no, ma questo è fuori di testa. No, 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 no. No, raga. No, 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 no. Ma sei sicuro? Cioè, ma stiamo scherzando, fra, hai visto? Guarda, guarda, sta mangiando adesso, raga. Sto sfidando veramente tante persone, ma adesso è arrivato il momento di sfidare me stesso. Questi che vedete sono scorpioni essiccati provenienti direttamente dal deserto del Sahara. Io non so se morirò dopo che mangerò questo, ma adesso lo devo fare per forza. Sono un po' rotti, raga, ma lo devo fare per tutti voi e per sapere come sono veramente questi scorpioni. No, Crazy, ma tu sei pazzo, ma cosa stai facendo? No, lo so, lo so, lo so. Ma cosa stai facendo? Anche perché non si sa se mi viene qualcosa dopo che mangio. Ma speriamo di no. Ragazzi, ragazzi, io non so se vi rendete conto lo schifo che c'è qua. Ok, ci sto seriamente pensando. Prendo il corpo di uno scorpione o... Andiamolo a provare. Sono pronto. 3, 2, 1. Madonna, no, 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 no. Che schifo. Ma devo ingerire, fra. Che schifo. Devo ingerire. 3, devo ingerire. 2, 1. Giù, giù. Fatto. Porca... Ah, che schifo. Raga, stanno di... Come se mettete un... di sale nella bocca. Lo giuro. Ma che cazzo. Bravo, fa schifo. Però meno male che non l'hai provato. Hai visto? Bevi l'acqua, bevi l'acqua. Mi sono intossicato, bravo. Mi sono intossicato. Andrea, se lo provi ti do 100 euro. Sicuro? Attenzione. No, 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 no. Mi dispiace, l'ha buttato, niente 100 euro. Passiamo alla prossima challenge. Se c'era qualcosa di più pericoloso del serpentone enorme, erano i serpentini piccoli. Un serpente enorme, riuscite a vederlo? Ma quello piccolo, mentre ti attacca, regà, è veramente super veloce e soprattutto fa molto male. Omar, how are you, my friend? Oh, grande, batti il pugno. Vi ricordate di Omar, il bambino che avevamo aiutato? Ora è qua perché deve affrontare una sua paura. Ho una sola domanda per te, Omar. Hai paura dei serpenti? Ah, paura, regà, e quindi è perfetto. Omar, in questo momento è in posizione. Are you ready, my friend? Yes. Ok, 3, 2, 1, let's go. Il serpente è lì, il timer è iniziato. Dovrà resistere un minuto, signori e signori. Un minuto. Ragazzi, è un po' impaurito, guardate quel serpente che si muove. Deve star calmo perché questo serpente qua potrebbe attaccare. Mancano 30 secondi, 30 seconds. Let's go, my friend, ce la puoi fare. Per complicare un po' il gioco, vediamo cosa succede adesso, lo so. Lo so, lo so, lo so. Se ce la farai ti darò 100 euro. Stai calmo, stai calmo, metti le mani dritte. Ok, il serpente in questo momento è dentro la maglia. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ok, 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 eccolo qua. Ce l'hai fatta, Omar! Let's go! Omar, sei stato un grande e ora anche per te ci sarà la ricompensa. Alla fine vedi che non è così pauroso, eh? Mi sa che si fanno anche una certa simpatia ora che ci penso, guarda qua. Se notate comunque che non parla è perché è spaventato morto, cioè nel senso era spaventato per la sfida, quindi non parlava per niente. Vabbè, ora hanno preso una certa confidenza, guarda lì. E dato che abbiamo scherzato, vediamo se con questo facciamo la stessa roba. Mettiglielo, mettiglielo sopra, vediamo, eh. No, scappa, eh. Ce la puoi fare, Omar, ce la puoi fare. Come on, Omar, dai, ce la puoi fare, amico. Let's go, per un secondo. Omar, dai, Omar. Dai. Omar, sei stato lo stesso bravissimo. Questi sono per te, ok? La challenge di oggi può anche finire qua. L'hai fatto tu, Crazy, però hai fatto rischiare la vita della gente e tu non l'hai fatto, ragazzi. Io non ho paura dei serpenti, in realtà non ho paura di niente. Come ben vedete, mi si stanno arrotolando tra tutto il corpo, ma non vi preoccupate, sono sano e salvo. Ok, ok, oh no, 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 ok, ok, ok. Ora sono anch'io spaventato, scherzavo, eh. Oh, qualcuno mi toglie sti serpenti, porca vacca, oh.